È arrivato anche a Cremona il weekend più caldo dell'estate. In pochi escono nelle ore centrali della giornata per tutelarsi dai possibili effetti spiacevoli per la salute. La mattina è l'unico momento in cui qualcuno ha deciso di andare al bar oppure di fare attività sportiva. Al mattino ci si muove, si fa i giretti, grazie al cielo abbiamo la possibilità di avere lo scooter, quindi ci si muove liberamente. Al pomeriggio chiusi in casa, con l'aria condizionata non altissima, non a livelli inappropriati, però bisogna stare in casa. A mezzogiorno non si esce, assolutamente, sì, l'unica precauzione è quella, bisogna partire presto al mattino, si fa e poi dopo ci si chiude in casa, basta, e si mangia e si beve. Secondo me è un po' anche un fattore psicologico, bisogna cercare sempre di combattere, sicuramente aiutandosi anche con l'alimentazione. Se è l'ultimo, speriamo che sia quello che è definitivo, almeno dopo stiamo bene tutti e sopportiamolo, dai, mettiamola così. Siamo partiti alle 8, mi sono bevuto un mio caffè che mi tiene quella amarino in bocca e via. Poi abbiamo dietro la borraccia di integratori e torniamo a casa pacificamente. Il sistema cardiovascolare in queste giornate è messo a dura prova. Il nostro sistema cardiovascolare viene messo a dura prova nell'esattività fisica alle alte temperature. Quello che le persone non considerano è che il nostro, diciamo, letto vascolare accoglie 20 litri di liquidi e il corpo ha l'abilità, visto che i litri di sangue sono 6, di distribuirli dove servono. Ovviamente con le alte temperature questo sistema automatico molto preciso può andare in tilt e si può realizzare quello che si chiama il colpo di calore, un momento in cui il corpo non riesce più a distribuire il sangue dove serve e quindi si ha il collasso cardiocircolatorio. Quello che si raccomanda è assolutamente di stare molto attenti, perché c'è una disidratazione globale e una disidratazione locale, in cui le nostre cellule fanno fatica a compensare il caldo. E il sudore è quello che permette di sottrarre calore al corpo, perché evaporando toglie calorie al nostro organismo. Bagnarsi può essere un trucco ottimale per evitare l'emoconcentrazione, vuol dire quel fenomeno in cui, continuando a sottrarre liquidi al nostro sangue, il sangue diventa più denso e non riesce più a scorrere all'interno del nostro corpo, sovraccaricando il cuore.